Buon pomeriggio e anche Facebook, su Instagram e su Facebook. Buon pomeriggio e bentrovati, siamo ritornate più forti di prima. Bentrovati, come state? Come è stato il tempo senza di noi? Sono da sola, ma tra un po' mi raggiungerà anche Sofia. Noi abbiamo fatto i conti, ne avremo da fare ancora, ma ce la possiamo fare. Bambini, studiate perché siamo alla fine. Allora, oggi volevo presentarvi una ricetta salata di qualche anno fa, perché avevo acquistato delle formine, eccole qua, a forma di plum cake, no? Piccoline. E quindi con Sofia, anche per provare com'erano. Quando mi presento? Eccola, ma tu sei pronta? Allora, signore e signori, ecco Sofia. Buon pomeriggio. Io non sono Sofia. Non è Sofia oggi. Chi è? Io sono Biancaneve. Biancaneve, benvenuta Biancaneve. Salve. Ciao a tutti. Perché amici. Mi ha invitata qui lei? Perché oggi faremo dei plum cake salati, allora volevo che ci fossi anche tu. Beh. Ti piacciono? Certo. No, stavo dicendo ai nostri amici, salutiamo tutti, Grazia, Carmela, poi di qua abbiamo... Non leggo, Giulia, Lorenza, Annalisa, ciao Biancaneve. Oh. Allora, avevamo acquistato qualche anno fa questi mini plum cake, no? Ti ricordi? Avevamo fatto i mini plum cake piccolini, salati. Questa ricetta nasce anche perché a volte nel frigo ci sono degli avanzi, no? Formaggi, prosciutto, salame. Noi avevamo anche dei prodotti tipici umbri, quindi che ne so, la caciottina di Norcia, allora, faccio un po' di pubblicità. Bene. Va bene. Via. Allora, quindi, partiamo ciao con la Franci, ciao nonna, ciao Sabrina, ciao Valentina. Ciao nonna. Poi abbiamo ciao Carmela, ciao Laura e ciao Grazia. Benvenuta Biancaneve, sei bellissima, grazie. Allora, grazie. Signorina. Allora, mi dica che cosa stiamo facendo? Allora, facciamo dei plum cake, quindi partiamo con i liquidi. 3 uova. Uova bianche. Ti ricordi le uova bianche? Brava! Brava! Iniziamo bene. Vedi? Biancaneve brava! Oh! La Franci, bravo, ciao Biancaneve, poi abbiamo Anna Franco, ciao. Mezzo uovo è caduto poi... per terra. Va bene, fa niente. Capita. Guarda, come si fa? Quindi solo 3 uova. Oh, solo 3 uova, amici, vabbè, noi l'abbiamo Hai fatto male Biancaneve. Oh, scusami. Ok, sto bene. Pietro, simpaticissime e bravissime. Rosina, bonjour. Iniziamo. Gianna, Biancaneve, ciao, ciao. Gianna e ciao Sabrina. Allora, intanto andiamo a sbattere le nostre uova. Sì. Prese dal contadino. Non è vero mai. No, dal supermercato. Questa volta no. Al supermercato. Allora. Ciao Angela, ciao Anna, ciao Emanuela, Sofia, ops, Biancaneve. Io sono Biancaneve. Ciao Carmela e Rosina, bonjour. Allora, io ho cominciato con le 3 uova, però già una è andata sul tavolo, metà, però va bene. Non fare lo starnuto, No, è che mi dà fastidio. Sale. Poi abbiamo un altro ciao Patrizia, poi abbiamo Francesco, Anna, Laura, perché Biancaneve? Oh, mi è venuto così. Ciao Angela, ciao Rosaria, ciao Principessa, grazie. Poi abbiamo Carmela, poi buon martedì. Poi abbiamo buon mercoledì. Oggi è mercoledì, ho perso il conto. Oggi è mercoledì. Sì, perché ho fatto matematica. Matematica. Ciao nonna, le uova bianche sono uova delle galline livornesi e non hanno colesterolo. Nonna ne sa qualcosa di... Grazie nonna. Grazie nonna. Giuseppina, ciao, buon pomeriggio, cosa fate di buono? Allora, mini plum cake, ma voi se non li avete tranquilli, prendete uno stampo da plum cake di circa 22 cm e lo fate lì, però un cake grande. Io ecco perché volevo provare questi stampini, allora... Io non sono, Costanza, io non sono bianca, cioè io sono... Allora, io non sono Sofia, io sono Biancaneve. Oggi è Biancaneve. Okay. Grazie Carmela, io sono Biancaneve però. Ciao Basta. Caterina. Allora. Ciao Laura e ciao Carmela. Allora, diciamo gli ingredienti, poi metterò la ricetta sul sito. 3 uova intere, un pizzico di sale ma anche 2, pepe,
Ora ci vanno, io avevo messo 80 ml di olio di semi, ma se a voi piace l'olio extravergine d'oliva va bene comunque. Ciao Daniela! Mettiamolo tutto. Abbiamo Marilena, Liana, ciao Rosaria, no, cosa fate di buono? Ciao Giusy, però abbiamo Instagram che è un po'... Ok. Ci siamo, ciao Giusy! Giusy! E Instagram che... Ciao Antonella, ciao Giorgia e ciao Rosa. Allora, oggi che cosa facciamo? Mini plum cake salati. Per lo spunti Sofi. Allora, 3 uova intere, 80 ml di olio di oliva o olio di semi. Noi abbiamo messo l'olio di semi. Poi ci vogliono 80 ml di latte. Ok, ci siamo. Dopo scrivo anche la ricetta. E amalgamiamo i liquidi da una parte. Non farli cadere. Di qua mettiamo invece 250 g di farina tipo 0. Ma va bene anche la farina 1. La farina 00, quello che avete. Con mezza bustina, quella per torte salate, vi ricordate? Quella che utilizziamo per fare anche le torte salate, la piadina, non so. Ciao Maria, noi stiamo benissimo. Poi stiamo abbiamo Rosina. Grazie a Dio. Neige. Cosa? Sono Biancaneve, sì, Rosina. Rosaria poi. Ciao Biancaneve, sì. Ciao. Allora, quindi abbiamo fatto da una parte i liquidi e da una parte i solidi. Mi raccomando, setacciamo bene sempre il lievito. Ci siamo? Ci siamo. Anche se è un po' strano. Perché? Perché secondo me il sale deve andare di là. Perché? No, io lo metto nelle uova, sa, tanto meglio. Ciao Elena, ciao Emanuela, Sofia, Biancaneve e mamma Tina, chi sarebbe? Sì. Io, chi sono io? Non mi rubare Cenerentola. Non sono la strega cattiva, Tu non mi rubare Cenerentola. No. Io sono la cuoca di Tu sei il nanno quello che fa... Aspetta, vai un po' giù. Ancora? Non ce la faccio più di questo. Anche perché oggi c'ho i trampoli. Mi sono messa le scarpe da ginnastica, quelle con la zeppa così, quindi sembro più alta. Allora, i 7 nanni dove sono? Allora, li ho lasciati un po' a casa loro perché mo c'è la quarantena del metro di distanza. Allora io ho detto, perché non facciamo i chilometri proprio di distanza invece che i metri? Ma adesso la quarantena, diciamo che è finita un pochino, però ci sono dei nostri amici, parlo con voi amici, certo, che allora. Siete un po', non so, ballerini. Stiamo attenti, amici. Allora, intanto, Sabrina, sì, dopo mamma metterà la ricetta su tinincucina.it. Non buttiamo all'aria questi 2 mesi di quarantena, no? Cioè, capiamoci, perché poi... Ok? Vabbè, dopo mamma metterà... No, perché poi sono fastidolenti, allora mi arrabbio, però va bene. Pensiamo ai nostri bambini. Allora, stavo dicendo, dopo mamma metterà la ricetta... Mi sfogo. Vai, parla amore. Dopo mamma metterà la ricetta su tinincucina.it. Ok, certo. Ho sudato per dire questa cosa. Ciao Rosaria, poi abbiamo Teresa, ciao. Ma tua figlia è unica, grazie Rosaria, guarda. Intanto io ripeto gli ingredienti. Brava, allora, da una parte... Aspetta. Sì, vai. Da una parte abbiamo messo i liquidi, cioè abbiamo messo... Dov'è che sto andando? Allora, abbiamo messo tre uova intere. Guarda. Tre uova intere. Poi abbiamo 80 ml di latte. Poi olio extravergine di oliva, sempre 80 ml. Olio di semi. Dopo leggiamo. Un pizzico di sale e un po' di pepe. Io sto mettendo invece, il formaggio. Da un'altra parte abbiamo messo i solidi, cioè 250 g di farina con mezza bustina di torte... Scusate, di lievito per torte salate. Ho invertito un attimo. Allora, Anna, il mio lievito madre triplica in 3-4 ore. Sono al 14esimo giorno. Sì. Cosa devo fare È adesso? Pronto, hai fatto Aspetta, la prova. Devo tenerlo sempre a temperatura ambiente e rinfrescare ancora ogni 24 ore? Quando devo metterlo in frigo? Allora, se è il 14esimo giorno, ma visto che raddoppia al 14esimo è pronto, in sole 4 ore ti triplica, quindi se vuoi utilizzarlo subito per fare il pane, fai pure. Un po' per il pane, un po' lo conservi per la prossima volta, ma adesso va messo in frigo. Lo tirerai fuori soltanto un'ora prima di rinfrescarlo, ma va conservato sempre in frigo, mi raccomando, perché adesso l'abbiamo formato, non...
non deve restare più fuori. Allora, intanto, ciao Paola. Salutiamo tutti. Ciao Piera. Su Instagram. Poi abbiamo ciao Tine Sofia. Ciao, no, io sono Bianca. Ecco. Ciao. Ciao Simone. Ciao Russelli. Aspetta. Valeria. Aspetta. Sì, ciao Russelli. Buon pomeriggio, finalmente. Dopo due giorni vi vedo di nuovo. Ciao. Ciao. Ciao, vabbè, sì, ok. Ciao Sofia e Tina. Da Emma, mi avete scoperto? Sì, io sono Sofia. Non si era ok, visto. Io ho messo anche... un due cucchiai di parmigiano, parmigiano, mi raccomando, parmigiano. Allora, ciao Patrizia e ciao Paola, che brava assistente che sei, Sofia. Certo, Biancaneve. Allora, voi vedete che è un po', guarda, voglio far vedere una cosa ai nostri amici. Quel poco di uovo che mi è caduto, vedete com'è duro l'impasto? Io vado a mettere un po' di latte, perché può capitare che il nostro impasto, come adesso, ci manca tutto giusto quel po' di albume che è caduto. Cioè, tutto proprio. Lei. Ecco, guarda, non facciamo come la facciamo volta. Facciamo la fine dei cake pops. Oh, che ridere, ragazzi. No, non lo fa. Che io poi grido come la gallina. Ciao Maria. Allora, era giusto quel che saranno stati 20 grammi di albume che sono caduti. Ecco, mancano, si vede. Ma io li aggiungo. Siamo ingegnosi, mettiamo un po' di latte e tutto ritorna a posto. Ciao Maddalena, buon pomeriggio. Allora, e ciao, non giro troppo, altrimenti... Filomena, ciao. Benvenuti, non giro troppo, altrimenti sviluppo il glutine. Poi avremo un risultato molto gommoso in bocca. Non voglio, insomma. Ciao. Quindi... Anna, ciao. Benvenuti, benvenuti. Allora, io ci sono, Sofia. Guarda cosa facciamo. Ciao Laura. Adesso mettiamo, io ho del galbanino e del prosciutto, ma voi potete mettere il salame, la pancetta, la mortadella, quello che volete. È uno svuota frigo, ma vi assicuro, allora, che verranno. Aspetta un attimo, Giorgia, le ricette puoi trovarle su tinincucina.it. Tu basta che digiti tinincucina.it e ti uscirà il sito di mamma e tu cerchi la ricetta che vuoi ed ecco qui questa ricetta. E c'è anche bollicino, cercatelo sulla lentina, bollicino, il mio lievito madre. Così potrete leggere tutto l'articolo in cui io, allora, spiego come si crea un uovo lievito, come si conserva, l'eliba verde 1900. Eli, ciao. Allora, Eli, benvenuta. Lelli? Sì, mamma. Allora, guarda, okay, io vado a miscelare un po' il mio... Oh, grazie Piera, mi siamo mancate. Allora, che cosa facciamo? Mamma, puoi dire che cosa facciamo? Mini plum cake salati. Se non avete questo stampo, potete usare naturalmente uno stampo più grande. Se grande. Avete sì, questo impasto va bene. Se no, ve lo faccio vedere. Aspettate. Se non avete... Meno male che sta qui, perché se no si stava dietro per cercarlo. Va bene anche uno stampo grande così, ok? Se non avete quelli piccoli. Okay. Io però li volevo fare questi piccoli. Allora, possiamo ripetere la ricetta, per favore? Come no? Allora, 250 grammi di farina tipo zero. 3 uova intere, 80 ml di olio di semi o di oliva, scusate ma c'ho un po' di fastidio, 80 ml di latte, un po' di sale e un po' di pepe, 2 cucchiai all'incirca di parmigiano grattugiato, ma vanno bene anche 3, abbondate perché è saporito, anche il pecorino ci sta bene, pecorino sardo, pecorino romano, ecco. Perfetto. Poi abbiamo detto affettati, quindi mezza bustina di lievito per torte salate e poi quello che avete in frigo, salame, pancetta, capocollo. Io ho messo del prosciutto e del galbanino, ok? Perfetto, una cosa molto importante. Sì. Anna, ogni quanto lo devi mettere in frigo se una volta lo mette... Aspetta. Facciamo pace con la mente. Ogni quanto lo devi rinfrescare una volta messo in frigo se non devo panificare? Scusa, ma è la prima volta che faccio il panificare. Tranquilla, Anna. Una volta a settimana è sufficiente per rinfrescarlo. Poi, se lo vuoi fare anche due volte, va bene. Gli fa bene perché più gli diamo da mangiare, come un bambino. Quindi, tranquilla. Vai. Però, mi raccomando, amiche, anche se voi non vorrete panificare, lo dovete rinfrescare una volta a settimana, perché sennò lui inacidisce. Consideriamo che il suo pH naturale è 5, ok? Non dobbiamo scendere al di sotto, perché altrimenti dopo diventa puzza di formaggio, no? Diventa acido. E poi è un po' difficile riprenderlo. Alcune nostre signore ci sono riuscite, vi faccio i complimenti, perché l'abbiamo risollevato, l'abbiamo rianimato, e però poi dobbiamo andare su, perché se fosse collegato ora su stiamo
stiamo, un po' più stiamo facendo il plum cake. Non burrato. I mini plum cake. Mini plum cake. Grazie ragazze, devo dirvi un segreto. Ieri sera avevo dimenticato di fare il rinfresco a scoppettino e lievitino. Grazie. Così l'ho fatto onostante. Onestante. Onestamente? Onesta. No. Oenate. Aspetta. Oensate. Lo ha fatto a 1:30 di notte. Va bene, ma tranquilla. Ma c'è scritto oensate. Forse a volte quando scriviamo, okay, anche a me capita il T9 del telefono e fa un po' gli scherzi. Non è successo niente, no, vero? Non è successo nulla, grazie. Allora, intanto io vado a salutare tutti, allora, quindi faccio subito un attimo. Sì. Ciao Lucia, ciao Marilena, ciao Laura. Con questi segreti quante ne facetti? Ah, quante ne fai? Allora, con questo impasto quanti ne fai? Allora, tieni un plum cake così perché già l'ho fatto, vi posso assicurare, questo che è 22 cm di diametro. E adesso dovrebbero venire 6 di questi piccoli, però vediamo perché non voglio dire bugie. Allora, dov'è il burro? Ah, c'è la Sofietta. Ciao Maria. Poi abbiamo ciao Agron, ciao Clorinda, poi abbiamo Immacolata, ciao. Benvenuti. Grazie per... Pensate, Lina, ciao da Beatrice, ciao Beatrice, ciao Beatrice. Sono Bianca e ciao, poi abbiamo, oh mamma mia, è burro, tranquilla, è burro, oh sta scorrendo tutto, è pulito, ciao, ciao Miki e Laura, scusate, non so bene scrivere, tranquilla, ma noi cerchiamo di interpretare, certo. Cerchiamo di arrivarci, possiamo fare pure questo? No, se lo facciamo in quelli piccoli non possiamo farlo in quello grande. Allora. E sai com'è tua figlia, vero? Sì, lo so benissimo. Aspetta, Anna, quindi domani mattina rinfresco e devo mettere subito in frigo? No, allora, importante, quando rinfrescate, ogni qualvolta rinfrescate, dovete attendere minimo 4 ore. Vabbè, adesso è caldo, anche in 3 ore vi lievita. Ma dobbiamo sempre aspettare il raddoppio, se no lo blocchiamo. No, immaginate. Prendete dal frigo, tenete un'ora per farlo ambientare, rinfrescate, aspettate 4 ore, poi se lo volete utilizzare un po' lo prendete e un po' lo mettete in frigo per la prossima volta, altrimenti aspettate e poi lo mettete in frigo. Mi raccomando, dopo il rinfresco deve sempre lievitare, questa è una cosa fondamentale, perché se no nel frigo lui cresce comunque, però deve lievitare a temperatura ambiente, no? Sì. Non lentamente, ma deve avere i suoi tempi. Quindi rinfresco, raddoppio e poi lo mettete in frigo. Altrimenti lo utilizzate. Patrick, grazie. Conservateli sempre un po', se no non ce l'avete più. Cioè, un po' deve essere per la prossima volta. Io il bollicino ce l'ho sempre in frigo. Ciao Patrick, ciao Lucia. Cosa stiamo preparando? I mini plum cake. Il ceppo non e ciao Claudia. Non le mani, mi è saltato un po' di burro. Vabbè. Ora ripetiamo un'altra volta gli ingredienti per i mini plum cake. Ciao Maria, vai. Allora, vado io? Certo. Allora, per i mini plum cake. 3 uova intere battute con sale e pepe quanto basta, 80 ml di latte, 80 ml di olio di semi oppure extravergine di oliva. Oh mamma mia! Vabbè, vai. Ok, so calma. Poi abbiamo messo 250 g di farina tipo 0, ma la farina che avete va bene anche la 1, la manitoba no perché è troppo forte. Poi mezza bustina di lievito per torte salate, dopo metterò anche la ricetta, e 2 cucchiai o 3 di parmigiano grattugiato all'interno perché ci dà sapore, ma va bene anche il pecorino. Poi abbiamo... Sì, aspetta, perché la mamma lo sai qual è il problemino, ormai lo sanno tutti. Allora, Flora ci dice, ciao carissime, buon pomeriggio, come state? Bene, vedi, grazie. Che leggi? Sì, oggi qui sta piovendo, noi ieri sera, finalmente, perché in questi giorni ha fatto molto caldo, ma finalmente oggi si respira meglio perché l'aria si è rinfrescata. Aspetta, mi sono persa, vi abbraccio forte forte, anche noi ti abbracciamo forte forte. Anche noi Flora, ciao Daniela, ciao Aurora. Ti abbracciamo tutti. Ciao Tina. Tina, ciao Tina. Ciao. Ciao belle, sono appena arrivata, cosa stiamo facendo? Mini plum cake salati. Allora, amici, come sempre dopo lo sapete che dopo... aver imburrato... mettiamo un po' di farina, sì, e facciamo... Dopo arriva la ricetta, tranquilli. Mettiamo qui. No, aspetta, guarda. Cerchiamo di... Allora, imburriamo bene gli stampini. Se non avete gli stampini, Sofia, ripeti dove lo possiamo fare, questo cake. In questo grande, da 28 cm di diametro. Poi ricordiamo che in commercio, nei negozi dei casalinghi, si trovano anche i... come si chiamano?
gli stampi da plum cake usa e getta. Leggiamo un po' con quelli con di alluminio, no? Quindi. Allora, ciao Rosario, ciao Gina, buon pomeriggio, cosa si cucina di buono? Allora, mini plum cake, se non avete questi mini... Scusate. Mini stampi da plum cake, potete usare questo 98 cm certo. di diametro. Perché... Oppure quelli che si trovano in commercio. E per vedere la ricetta, andate sul sito www.tienincucina.it. Dopo mamma la scriverà la ricetta, anzi dopo della diretta, subitissimo, ok? Sure. Yes. Grazia, leggete quello che ho scritto oppure prima. Tedesco, natürlich. Aspetta, che hai scritto prima? Che ho scritto? No, non tu. Ah. Per il prossimo Spunti Sofi, volete fare i maritozzi pugliesi? I maritozzi? Come sono i maritozzi pugliesi? Io conosco i maritozzi quelli... Ci penseremo, andremo su internet per vedere la ricetta e poi dopo ve la presenteremo voi, ok? Sì. Allora, un cucchiaio, grazie. Intanto, Valentina, ciao, posso farli anche io con la farina integrale? Certo, sono ancora più buoni, perché voi lo sapete che con la farina integrale abbiamo anche... Scusa, Sofia, ma io ho il tono alto della voce. Ho detto, no, posso andare a gridare? No, io mi sto grattando. Ah, ok. Mi sto grattando. Allora, sapete che nella farina integrale, semi integrale, c'è il germe di grano? Cioè, il chicco viene... Germe? Sì. No, non è cattivo. Il chicco viene frantumato, quindi viene passato nel mulino con tutta la sua corteccia, la sua buccia, quindi è più saporito, abbiamo all'interno le proteine, i profumi, cioè è strabiliante. E quindi verrà più buono il tuo plum cake. Allora, vedete? Mamma, mi raccomando, devono essere pugliesi. Allora, guarda, okay. Mi informo perché non li ho mai fatti i marito. Vuoi farlo anche te? Vai. Va bene, calma. È come la pizza pugliese. Allora, io lo devo dire adesso. È buonissima. Grazia, io ti ringrazio perché guarda, io ieri sera ne avevo fatta una della pizza varese, ma guarda, ne avrei mangiata un'altra perché Grazia ce la siamo finiti. Mi ha consigliato giustamente che la vera pizza varese, io non sono pugliese. Aspetta. E quindi non lo potevo sapere. Il pomodoro va spremuto sulla pizza. Perché deve essere proprio, cioè la pizza si deve sporcare di rosso ed è giusto, e poi si deve salare e si deve oliare. Oh, mamma mia. E quindi la pizza era davvero più saporita di quella che avevo fatto io, perché io mettevo solo i pomodori a testa in giù. È perché no, mi piace più così. Ho sbagliato, anch'io sbaglio. Aspetta, ciao Anna Franco, poi Roberta. Sì. Ciao, finalmente vi becco in diretta, siete fantastiche, grazie. Oh, Francesca, grazie. Ciao benissimo, io sono rientrata dal lavoro, vi sto guardando nel negozio. Vi adoro, ciao! Amici, come va? Bravissimi perché molti di noi abbiamo ricominciato, no? La giostra qui. Mamma, e quindi io. I miei più cari auguri per un buon inizio, cari amici. Amici. Oh. No, non facciamo queste cose, Sofia, giù. Aspetta, ecco, è che tu stavi col cucchiaio sopra, io stavo giù. Che ansia. Cosa stiamo facendo, mamma Roberta? Aspetta, allora. Prima devo andare a salutare Isabella. Ma certo. Che la chiama Oliva, ma invece è il cognome, mi dispiace. Scusaci, ma Sofia è così. Allora, guarda, ce ne sono usciti 6, ce l'abbiamo fatta. Allora, amici, vi assicuro che questo impasto è per 6 stampini piccolini. Piccoli. Ma sbaglio, ci abbiamo il metro, il papà ha comprato il metro, io adesso ve li misuro in diretta gli stampini. Slowly. Augusto, non si capisce niente. Oh, benissimo. Allora, ripetiamo. Ripetiamo gli ingredienti, mamma. Ripetita you want. Allora, facciamo così. Per fare i mini plum cake salati, sai still, cosa facciamo? Mettiamo 3 uova intere con sale, pepe, quanto basta. Poi mettiamo 80 ml di latte, 80 ml di olio di semi o olio di oliva. Poi mettiamo mezza bustina di lievito per torte salate in 250 g di farina. La setacciamo sempre, anche il lievito, perché sennò altrimenti abbiamo i grumetti. E cosa facciamo? Dopo amalgamiamo i liquidi con i solidi, quindi le nostre uova con latte e l'olio con la farina. Mettiamo anche il parmigiano, 2 o 3 cucchiai, abbondiamo. Abbondare è meglio che ficere, si diceva. Poi che cosa facciamo? Mettiamo i salumi, quello che abbiamo in frigo. Mortadella, salame, aiutami. Pancetta, tutto quello che abbiamo. Io ho messo del prosciutto e dell'albanino. Mettiamo in forno
prima, cioè, perfetto, prima negli stampini, poi a 180 gradi per circa 30 minuti. Perfetto, ora vado a salutare. Allora, sì. Isabella, aspetta, prima Annalisa, salve, buon pomeriggio. Isabella, mi piace che mi chiami per nome. Ok, perfetto. Me lo sono ricordata però che ti dovevo chiamare Isabella. Intanto, esatto. Immacolata, state tirando su una giornata partita male, grazie. Oh, allora, sono utile a qualcuno? Morsaria, oh. Diego, ciao, anch'io ho fatto il plum cake, bravissimo. Su con la vita. Francesca, su. Beh, in gioielleria è più fermo con il lavoro, non sono beni di prima necessità. Vabbè, però è vabbè. Oh, mamma mia. Yeah. Daniela, la ricetta dei cannoli siciliani. La dobbiamo fare, sì. Allora. Grazie, qui piove a dirotto, vero? Mamma mia. Anna. Ma ieri sera qui in Umbria, sì, molto. Sì, mamma. Ieri pomeriggio. Anna, grazie per la tua disponibilità. Vi saluto, le mie nipotine. Ecco, Noemi e Greta. Ecco, me le ricordavo. Noemi e Greta. Grazie. Ciao, da Sofia e da Tina. Sì. Agron, Carmela, Patanè. È mercoledì, Carmela. Mercoledì, va bene, okay, va bene. Capito. Annalisa, ciao. Ciao da Salvo, buon lavoro, ciao. Grazie, buon lavoro a tutti i nostri amici. Salvo da Taormina? Sì, Sicilia. Tutta bella Sicilia. Ciao Annalisa. L'Italia è tutta bella, tutta bella. Noi che dobbiamo dire? Allora, niente, che cosa diciamo? Questo spuntisofi, che poi è uno spuntisofi perché è una merenda che piace ai bambini, ma vi assicuro che piace anche ai grandi, fidatevi. E vanno a ruba, quindi io ne farei proprio tipo due plum cake. Perché ora non... mamma informerà. Quelle dolcezze e io intanto farò merenda, anzi no, li aspetterò perché... aspetta così mangi quelli per merenda. Isabella, siete veramente care e ci aiutate tanto, grazie a voi. Aspetta, Diana, fate i dolci o soltanto i salati? Noi facciamo tutto. Factotum. Quindi, prima di andare vorrei salutare anche Rosaria e Tina... sei di una dolcezza unica. Oh, grazie, troppo. Adesso mi arrostisco. Oh, grazie. A parte che c'è il fard. C'ho anche il fard, quindi. Allora, grazie. Prima di tutto io, prima di chiudere a tutte e due. Aspetta che non ho finito. Aspetta, vorrei... va bene, aspetta. Devo dire una cosa. No, vai, vai, scusa, ti ho interrotta. Dai, su, ti sei dimenticata? Allora, volevo dire che se volete andare a vedere altre ricette potete andare tranquillamente su Instagram, @pignatina, su TikTok, @tinapigna, poi sul sito tinaincucina.it e naturalmente Twitter, tinapigna, e andate su YouTube, tinapigna, ci sono tutte le ricette su YouTube. E le dirette. E le dirette. Salvare. Cioè, tutte. Quindi, e a breve il video dei cornetti. Quindi, ma guarda, ci stiamo lavorando, amici. È molto difficile perché adesso fa anche caldo, però arriveranno anche i cornetti. Allora, intanto Carmela... ogni promessa è debito. Allora. Si può fare con l'impasto di muffin? Certo, bravissima. Perfetto. Bravissima. Aspetta, Francesca, manchi ad Elena. Sofia, troppo lei è con la babysitter e non ti può seguire. Ti mando un bacione. Oh, tesoro. Allora, guarda, fagli vedere la ricetta, Francesca. La ricetta, la diretta, ho detto bene. La diretta. E un abbraccio, grazie comunque. Cioè, vabbè, dai, diciamo allora, aspetta, di collegarsi alle 16:30. Isabella, ci vado sempre sul sito. Perfetto, Isabella. Grazie. Nella, ciao, grazie, speriamo. Intanto, aspetta. Non ho detto una cosa, ma sì. Vabbè, di là tu. I semi di gallina. Allora, non dire i semi di gallina perché, guarda, i semi di gallina fanno bene. Allora, questi che sono? Sono i fiocchi. Ok, sono... questi sono i fiocchi d'avena e sopra potete metterceli, ma noi ne mettiamo solamente su due perché i semi di gallina non è che tanto. Piacciono solo a me a casa, va bene, lo sanno loro. Con la manina. A parte che a me forse mi piacciono i semi di sesamo. Allora, ma voi lo sapete che i fiocchi d'avena contengono proteine e saziano? Sono altamente sazianti? E lo sapete che fanno bene all'intestino? E lo sapete che sono buoni anche nello yogurt con la frutta? Nel porridge? Facciamo il porridge un giorno. Oh, mamma mia, che è buonissimo, ve lo voglio insegnare. Mamma. Io lo mangio soprattutto quando sono a dieta perché non posso mangiare altro. Allora, aspetta.
Non vorrei, io non vorrei dire quello che sembra, ma vorrei. No, è perché a lei non piace, però vi assicuro che se provate la mia ricetta è buonissima. Allora, e anche i nutrizionisti, come mia cognata, mia cognata sorella, braccio, è d'accordo. Dammi un abbraccio. La zia Linda. Ok. Ok. Calma. Io lo so che tu a te ti piacciono questi semi, ma no, non solo a me, anche a nostri. Perfetto. A sorella, ciao. Lisa, ciao. Tonia, ciao bella. Io vado in forno, Non io. Entraci, non ti libererai così facilmente della mamma. Adesso andiamo a studiare. Sei contenta? Dopo però devi raccogliere i panni sul balcone. Certo, dopo faremo anche il bucato. Farò tutto. Allora, quindi, ciao Isabella. Certo, provatele e fatemi sapere. Pubblicate le vostre ricette su Isabella YouTube. Isabella è a dieta. Isabella è a dieta. Sì. Guarda Isabella, ti devo confessare una cosa. Anch'io ero a dieta, ma poi sono caduta. Sì, ebbene sì. Adesso lo sa anche la mia cognata sorella. Benissimo, che è dottoressa di nutrizione. Quindi va bene, mi sono giocata Lina. Lina, ciao. Sei bravissima e ti piace la nostra cucina. Perfetto. Ah, grazie. Rosselli, Sofia, sei una peperina. Sì, una spice Sofia. Sì, spice girl. Spice Girl, bene. Immacolata, abbiamo capito chi comanda. Sì, sì, molte delle volte, però poi quando io sembro brava, no? Però poi quando mi arrabbio che le cose non si fanno, so essere anch'io. Molto. Ciao Diana, si può mettere i cereali? Cereali in che senso? Allora, se fai una versione dolce, i complex, no? Parliamo dei complex. Sì. Grazie, anche lei è caduta dalle scale. Grazie, anche tu sei caduta. Ti sei fatta male dalle scale? No, è caduta con la dieta. Cosa hai mangiato? Come pensavo? Io poi ho mangiato la creme tarte, amici. Cioè, io faccio quella torta. Mamma. La stazza di quel. Isabella dice che ci dobbiamo aiutare a vicenda per la dieta. Allora, amici. Sì, allora, la prossima volta vi farò vedere come si fa il porridge, così è un ottimo, guardate, fidatevi, è un ottimo sostituto, vi sazia e fa bene e vi fa dimagrire. Sì, credetemi. Buoni, parola di nutrizione. Buonissimo. Poi potete mettere anche del cioccolato anche del cioccolato fondente, però che sia all'80%. Sì, certo, l'80% anche 90%, buonissimo, quello amaro per chi piace, perché fa bene e ci fa restare un po' più. Grazie, Anna. La serotonina. Perfetto, quindi noi vi lasciamo qui. Allora, aspetta, vai un po' più là. Perché devo andare via? No, no, il forno. Sì, bene. Cioè, che te credevi? No, dopo tanto ti butto fuori dal balcone, quindi. Allora. Dai, sto scherzando. Bene, scherziamo. Allora, perché ho detto che devi fare i compiti. Questo andazzo. Allora, amici, noi vi aspettiamo domani. Speriamo nel Signore che ce la facciamo. Forse. Alle 16:30. E lo facciamo? Io volevo fare allora il porridge oppure avevo in mente. No, ci sembra così facile. Domani c'è lo spuntisofi di Sofia. Di nuovo. Va bene, facciamo i biscottini? No. No, vabbè, lei c'ha qualcosa in mente che non mi ha ancora detto. Vabbè. E cosa ci dice la nostra amica Rosa? Vi seguo sempre, siete due simpaticone. Ti voleva domandare quando facciamo 8 giorni. Ah, aspetta. Quanto facciamo ogni 8 giorni il rinfresco? Lo metto fuori dal frigo. Grazie, ecco. Ora ho perso. No, ecco, ma dovevo andare. Oh, mamma, perché non si sta mai ferma? Oh. Allora. Beh, ritrovo sul segno. Allora, basta andare così, ma vedi un po'. Ma. Allora. Grazie Rosa per seguirci. Allora, quando faccio ogni 8 giorni rinfresco, lo metto fuori dal frigo, cresce benissimo dopo 5 ore, lo metto in frigo, se ne scende un po'. È normale perché dovete sapere che il lievito madre guarda ha anche il collasso, quindi va rinfrescato, no? Ecco, vedi? Guarda sempre Facebook. Lievita? Sì, hai ragione, scusami. Allora, hai ragione. Quando noi facciamo il rinfresco, lui cresce dopo un po', poi ha il collasso, quindi nel frigo lui comunque cresce, è attivo, ma più lentamente con il freddo, quindi è normale, non vi spaventate, voi basta che lo rinfrescate una volta a settimana. State tranquilli, ok? Ecco, anche Sofia lo sa. A proposito, noi dopo dobbiamo tirar fuori il bollicino e il quarantino perché dobbiamo rinfrescarli, ormai è una settimana. Dimmi. La Franci, secondo me. Che è successo? Una ricetta dietetica. Una ricetta dietetica, certo, la possiamo fare. Lei no. Allora, tu fate lo spuntisofi, io faccio la ricetta dietetica. Va bene? Io cado sempre. Siamo Sofia, abbracciata, no. Allora, bravissima. Grazie, grazie. E soprattutto per i consigli per la focaccia, amici. Mettete i pomodori sulla focaccia. Perché grazie. Ciao Patrizia. È la veterana della focaccia. Ciao Piera. Quando il lievito madre cresce, siete.
Allora, quando li domanda. Si deve cambiare il barattolo più grande? Ah, dipende da quante ne hai di lievito. No, Sofia, ferma. Dipende quanto lievito hai. Se ne hai tanto e non ci va, sì, metti un, beh, metti un barattolo più grande, grande, no, cari amici? Altrimenti poi non scoppia, ci va, no? Cioè, no, scoppia. L'importante è non mettere il coperchio, perché siccome lui è forzuto, non vorrei scoppiasse. Quindi io vi consiglio di tenere sempre la pellicola sul vostro lievito madre, va bene? Lievito non foratela questa volta. Non foratelo questa volta, mettete la pellicola e via. Anzi, adesso vi faccio vedere come ce l'ho io in frigo. Intanto, Carmela, sì. Baby baby carissimi, grazie. Flora, Tina, sei bravissima. Ah, grazie a voi. Mamma. Allora, voglio far vedere in diretta anche il mio bollicino. Questo è bollicino, aspetta perché io ci ho messo il cartellino, se no si mischia. Bollicino a 9 anni e quarantino, se no, c'ho un mese, quindi cambia un po' la cosa. Il mio è un po' più... no, è un po' più veterano, come si dice. Allora, vi faccio vedere in diretta. Allora, adesso è freddo. Io se lo volessi rinfrescare, devo attendere un'ora perché adesso è freddissimo di frigo, non va bene. Quindi aspetto un'ora e poi lo rinfresco. Guardate com'è il mio lievito. Si è abbassato, no? Si vede? Vedete? È basso basso. È normale, ma le alveolature ci sono. Cioè, tranquilla, no? Non succede. Guardiamo quarantino com'è. Ma non dobbiamo rinfrescarlo. Deve attendere un'ora fuori dal frigo. Vedi anche a te se è abbassato? Questo è quarantino, eh? Quando è che l'ho rinfrescato? L'11 maggio. Oh, mamma mia. Allora, la Franci l'ha rinfrescato, lo metti subito in frigo o sbaglia? Come allora, la Franci no. Allora, quando lo tiri fuori dal frigo, aspetta un'ora perché si deve ambientare. Dopodiché lo rinfreschi, aspetti 4 ore... e poi lo rimetti in frigo. Può essere utilizzato dopo la lievitazione, capito? Deve sempre lievitare 4 ore. Se lo vuoi utilizzare, lo utilizzi, altrimenti lo rinfreschi e dopo la lievitazione va subito in frigo. Non lo tocchi, cioè deve sempre un po' lievitare 4 ore dopo il rinfresco. Ok? Insomma, speriamo sia chiaro che mi sono spiegata bene. Poi di qua ci scrivono pure. Allora, quindi è meglio che posso soffrire. Lapina, scusami perché io di solito guardo sempre lì, chiedo scusa agli amici di Instagram, cercherò di guardare anche qui. A Curtia mi sono collegata adesso, siete bravissime, ora seguo cosa state facendo oggi. Allora, oggi abbiamo fatto i mini plum cake che stanno già gonfiando, io poi posterò la ricetta, mi raccomando, e le foto il gruppo di Tina in cucina, iscrivetevi, e su Tina in cucina metterò la ricetta. Che è successo? Allora, grazie, guarda anche là. Sì, grazie, sì, sì. Dice Tina, ma quando vai in ferie? Te lo porti? Chissà se andrò in ferie, non lo so. Però no, no, non me lo generale. Porto. Di solito so via una settimanina, ma non lo porto con me perché è poco. Non mi allontano più di una settimana. Lo rinfresco oppure faccio 2 rinfreschi ravvicinati in un giorno e così sta bene per. Però se state via più di 15 giorni vi consiglio di portarlo. Sì, lo mettete in una borsa. Farina, acqua e... Sì, sì, poi sul sito, amici, c'è tutto. Ok? Ottimo, brava Tina. Grazie a voi. Allora, io direi di lasciarvi qui e poi domani ci pensiamo. Facciamo un porridge. No, se vi va. No, ma no. Ma faccio io no, la ricetta. No, ti ho detto che io ma oggi, domani mi dedico solamente lo decidono spizzo. I nostri followers. Allora amici, noi vi lasciamo qui. Speriamo che possiamo naturalmente salvare questa diretta. Speriamo, perché io non ci riesco più. Non ho capito come fare. Vabbè, non riesco a salvare la diretta su Instagram. Ho perso la diretta. Allora, quindi vi lasciamo qui. Ciao da Sofia e da Tina in cucina. Buona serata. E buona serata. Ciao.